Come sta Eleonora Giorgi? Purtroppo il tumore continua a crescere. Ecco cosa sappiamo sull'avanzamento della malattia. Le notizie sulla malattia di Eleonora Giorgi, purtroppo, non accennano a migliorare. Cosa è successo adesso? Il tumore continua a crescere. Circa un mese fa, l'attrice è stata ospite di Silvia Toffanina a Verissimo. Lei in collegamento da casa aveva parlato di una piccola speranza che sarebbe potuta arrivare da gennaio. A quanto pare, però, le cose sembrano essere cambiate. Perché? Il tumore al pancreas non è stato debellato. Eleonora Giorgi aveva parlato di una speranza in arrivo da Verona, per una cura sperimentale, poiché le classiche non hanno portato ai risultati sperati. In collegamento con Silvia Toffanin, parlando della malattia, l'attrice aveva detto: a gennaio proverò un farmaco sperimentale. Spero che funzionerà, e ancora, anzi spero di nulla. Stavo per dire una cosa tremenda, ma non la dico. Adesso mi godo ogni momento e voglio ragionare così. Ho questa speranza a gennaio a Verona, ma nel presente mi godo ogni istante. Cosa è successo invece ora? Eleonora ha ripercorso questo difficile anno. Come sta Eleonora Giorgi dopo la malattia? Eleonora Giorgi, parlando della malattia, ha riferito quanto segue. Secondo la scienza, nonostante abbia usato tutta la scienza possibile e si è quasi esaurita per combattere le metastasi, la scienza mi dice che purtroppo lui continua ad accrescersi. E questo non è un responso favorevole, e ancora, poi, ha aggiunto: io so bene cosa dicono le statistiche. La statistica è reale, ma io continuo a sperare. Credo molto nel lottare, continuare la lotta. Il responso è faticoso e duro, ma non mollo, continuo a nutrire fiducia, così che ogni giorno sia speciale e ci riesco anche grazie a te e il pubblico. Come è cambiata la vita dopo il tumore? Eleonora Giorgi, parlando del tumore e della sua lotta contro la malattia, ha poi dichiarato quanto segue: lotto per i miei figli, per gli affetti, per mantenere un barlume di vita. E lotto nonostante le metastasi. Poi è vero che sto male e sono intossicata, i malati come me lo sanno, io sono qui anche con il cortisone per dimostrare che ce la posso fare. Ogni giorno è un dono. Il vero problema è il cibo, non riesco a mangiare. Vengo aggredita dalla debolezza e dalla tossicità, nonostante tutto, l'attrice riconosce delle cose positive in questa lotta alla malattia, però devo dire che questa battaglia ha portato delle cose belle. Il pubblico mi è sempre più vicino, la gente mi abbraccia, mi scrivono cose bellissime. Da questo punto di vista è stato un anno eccezionale. Il rapporto tra noi familiari è ancora più stretto di prima. Pensa che prima se chiamavo mio figlio maggiore all'ora di cena sbuffava, adesso risponde subito e mi chiede come sto ed è felice.